Ti sarà capitato di vedere un cartone animato in cui un elefante ha paura di un topolino? È una credenza popolare. Con il tempo abbiamo scoperto che gli elefanti non hanno paura di questi piccoli roditori. La vista di queste enormi creature, però, non è molto sviluppata e tendono a muoversi lentamente. Per questo motivo, se colti di sorpresa, possono essere spaventati da un animale che si muove più velocemente o addirittura da un uccello. A proposito di miti sugli animali, a tutti noi è stato detto che i pipistrelli sono ciechi. In realtà, queste creature volanti sono in grado di vedere, ma solo in bianco e nero. Di notte, però, riescono a vedere molto meglio di noi. La loro visione non ha i recettori del colore che abbiamo noi, ma in condizioni di scarsa illuminazione, in effetti, anche per noi è difficile distinguere i colori. I pipistrelli hanno un sonar incorporato che li aiuta a orientarsi di notte. Riescono a calibrare la loro direzione in base alla riflessione delle onde sonore sugli oggetti circostanti. Il mito dei pipistrelli ciechi è nato probabilmente perché questi animali non vedono bene come noi di giorno. Un insetto che cade da una certa altezza subisce danni? L'argomento è un po' complesso, quindi prendiamo come esempio le formiche. In caso di cadute da grandi altezze, non subiscono danni perché sono molto piccole. Anche molti altri insetti possono cadere da altezze ancora maggiori e risultare perfettamente integri. La spiegazione ha molto a che fare con la matematica e la fisica. Ma per dirla in modo semplice e comprensibile, la maggior parte degli insetti non è abbastanza pesante da impattare la superficie che colpisce. Inoltre, mentre cadono, non acquistano velocità, rallentano. La superficie relativamente ampia di una formica, a fronte di un peso così ridotto, crea una forte resistenza aerodinamica, mentre l'insetto si muove nell'aria. Quindi rallenta quando termina il suo volo. Esiste un mito simile che riguarda le monete che cadono dall'alto. Alcuni sostengono che, quando una moneta viene lasciata cadere da una grande altezza, accelera a tal punto da causare danni seri al malcapitato che si trova sulla sua traiettoria. In realtà, a causa delle sue dimensioni e della sua forma, una moneta può causare gli stessi danni di una foglia in caduta libera. Se dovesse finire sulla testa di una persona, questa sentirebbe solo una piccola pressione. Durante la caduta, la moneta si scontra con le particelle d'aria che oppongono resistenza, impedendo al piccolo oggetto di accelerare. La resistenza dell'aria è il motivo per cui la moneta non può nuocere a nessuno. Altri oggetti, invece, possono diventare più pericolosi. Una penna a sfera, ad esempio. Tutto dipende dal suo design e dal modo in cui cade a terra. Può ruotare, svolazzare o scendere a punta in giù. A seconda del modo in cui cade, una penna può persino danneggiare un marciapiede e causare lesioni ai pedoni. Ricordi la regola dei 5 secondi? Sì, è un falso mito. Anche se raccogli un biscotto non appena è caduto a terra, mangiarlo non è comunque sicuro. I batteri possono depositarsi sul cibo molto velocemente. I pezzi di cibo con superfici umide, come la frutta o una fetta di crostata, possono raccogliere organismi nocivi dal terreno ancora più velocemente. Lavare i pavimenti non li rende necessariamente puliti. Alcuni germi possono sopravvivere molto a lungo e per eliminarli occorrono prodotti chimici molto aggressivi. Se ti cade qualcosa mentre stai cenando, c'è solo una cosa da fare: buttare tutto via. Alcuni dicono che premendo il tasto posponi si ha un po' di tempo in più per riposare. Non solo è falso, ma premere il tasto posponi può anche ridurre la qualità del sonno. Ripetuti intervalli di sonno di 10 minuti non sono un buon tipo di sonno. È sicuramente più frammentato e ti farà sentire più stanco durante il giorno. Inoltre, un sonno prolungato rende ancora più sonnolenti e può influire sul metabolismo e sui livelli di energia. Per non parlare del fatto che può essere una vera seccatura per le persone che condividono il letto o la stanza con te. Lo so, non premere il tasto posponi può essere un vero e proprio dramma. Vediamo le alternative praticabili. Prima di tutto, imposta una sveglia realistica. Se sei un nottambulo, non forzarti a svegliarti presto la mattina, se non è necessario. Trova un orario di sonno che ti possa andare bene e, soprattutto, rispettalo. Alzati dal letto appena ti svegli. Il cambiamento di postura farà scattare nel corpo le sostanze chimiche giuste, che elimineranno il bisogno di tornare a dormire. Come ultima risorsa, prova a spostare la sveglia dall'altra parte della stanza.
Se devi alzarti dal letto per premere il tasto posponi, avrai meno probabilità di riaddormentarti. Avrai sicuramente sentito dire che i fulmini non colpiscono mai due volte nello stesso posto. Questa nozione è pericolosamente sbagliata, perché spesso i fulmini si verificano due volte nello stesso punto o nelle vicinanze. Inoltre, se ti trovi in uno spazio aperto durante un temporale, la cosa migliore da fare è trovare riparo. Non toccare nulla di meccanico o elettrico. Se sei in casa, stai lontano dalle finestre. Se il temporale dovesse iniziare mentre stai facendo volare un aquilone, meglio rimandare il volo alla fine del temporale. Alcuni sostengono che utilizziamo solo il 10% del nostro cervello. Questa informazione è falsa. In realtà il nostro cervello è sempre impegnato, sia di giorno che di notte. Non si spegne mai completamente, nemmeno quando dormiamo. Il cervello funziona come una piccola fabbrica. Ogni area è progettata per aiutarci a svolgere un compito particolare. Per la maggior parte del tempo il cervello è occupato a fare cose di cui non siamo nemmeno consapevoli, come respirare, camminare o digerire il cibo. Ogni volta che si impara una nuova lingua o si migliora in una certa abilità, non si sblocca una nuova parte del cervello, perché nessun'area è mai inattiva. Tuttavia, a seconda dell'attività che si sta svolgendo, è possibile che si utilizzino alcune porzioni del cervello in modo nuovo. Gli amanti degli animali domestici avranno sentito dire che la bocca di un cane è più pulita di quella dell'uomo. Leggenda clamorosa! La loro bocca è molto più sporca della nostra. I cani possono anche essere portatori di molte malattie, soprattutto se non sono ben curati. A parte questo, un cane usa la bocca per molte più cose di noi. Ne ha bisogno per conoscere meglio l'ambiente circostante, dato che non ha i pollici opponibili. Così finisce per usarla per raccogliere le cose da terra, ovviamente senza lavarle. Inoltre, lecca cose che non sono necessariamente igieniche, come la spazzatura, i pavimenti o le sue stesse zampe. Per quanto possa essere affettuoso, cerca di ricordarlo la prossima volta che il tuo cane si precipita a leccarti la faccia. Abbiamo molti altri sensi, oltre ai classici 5 che conosciamo a memoria. Vista, udito, tatto, gusto e olfatto. Noi umani abbiamo la propriocezione, cioè la capacità di orientarci nello spazio. Abbiamo anche la termocezione, cioè la capacità di valutare la nostra temperatura e di capire se abbiamo caldo o freddo. Abbiamo l'equilibriocezione, che è il nostro senso dell'equilibrio. Infine abbiamo l'interocezione, ovvero il senso delle nostre condizioni fisiologiche. È il senso che ci permette di capire se abbiamo fame o sonno. Ecco un bel trucco per le feste. La prossima volta che qualcuno nominerà i 5 sensi, intervieni e stupisci tutti dicendo di averne 9. Prima di iniziare a spiegare le loro caratteristiche, goditi il tuo momento da supereroe con poteri soprannaturali.